Amici di Giovanni Paolo TV, buona serata. Siamo dentro la Quaresima, ci siamo inoltrati in questo tempo che ha tanti luoghi comuni, sei lungo come una Quaresima e via di questo genere, avere la testa cosparsa di cenere per dire che sei abbacchiato e non puoi fare altro che rassegnarti a chiedere perdono. E via di questo genere. In realtà quello che stiamo vivendo è una cosa molto seria. È una cosa seria che intreccia la vita di tutti, la vita di ognuno di noi, specialmente in questo tempo. Pensate alle tre parole con cui è iniziata la Quaresima: il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Nel nostro contesto, viviamo situazioni diverse radicalmente dal digiuno. C'è una sorta di ingordigia dove io ho tante cose e ne posso possedere altre, almeno nel nostro mondo. E possedere, andare a fare shopping, è fondamentale, mi tira su e via di questo genere. E poi fa venire alla mente quasi quell'assioma per il quale io più posseggo, più ho potere, più appaio. Il digiuno invece indica una radicale libertà, cioè mi mette davanti la centralità di me stesso, quello che io sono, quello che ho nel profondo di me e l'essenzialità delle cose che contano, quelle che a volte saltano fuori nei momenti tragici e ci troviamo in mano solo le cose che hanno valore. Ma qui lo vogliamo fare in un modo gioioso, perché vogliamo andare a riguadagnare una libertà che rischia di essere presa da qualcun altro. Ecco allora che è fondamentale con il digiuno la preghiera per il credente, per il cristiano. La preghiera è Dio che si mette davanti a noi, che manda il suo spirito e io posso veramente dialogare con Lui. Dialogare con Lui. Ma è un'esperienza questa che è e può essere di ogni uomo. La possibilità di fermarsi, di rientrare dentro di sé e assaporare nel profondo di se stesso qualcosa che abita il cuore di ogni uomo. Noi sappiamo chi è, però tutti hanno questo. Ed è proprio da questa solitudine salutare che saltano fuori le grandi scelte. Le scelte anche della solidarietà, le scelte della libertà, le scelte di cambi di vita, di cambi di passo. Poi tutto questo diventa concreto e si concretizza nell'elemosina. L'elemosina non sono i 50 centesimi dati dall'alto al basso, in forma paternalistica. L'elemosina indica l'atteggiamento di chi si china verso l'altro con amore, come è una mamma che si china su un bambino che si è sbucciato un ginocchio cadendo, che piange, che lo tira su. Ecco l'elemosina che è la carità, la solidarietà, la condivisione, rende credibile la preghiera e il digiuno e nello stesso tempo la concretizza in quella necessità di vedere il motivo per cui hai fatto digiuno e preghiera. Allora, amici, buona Quaresima. Vi lascio con la voglia di un cammino bello e vi lascio con l'augurio di una buona prima settimana di Quaresima.